Buonasera a tutti e benvenuti a questa assegnazione virtuale del Ciro d'Oro 2020. È virtuale per il momento, ma poi l'assegnazione reale sarà in autunno, ma del resto è tutto perfettamente collegato perché anche le proiezioni in questo momento sono virtuali, sono immaginarie, anche se molto presto, in film buio, probabilmente riusciremo a vederlo in una sala vera, ma per il momento possiamo comunque avere il privilegio di vederlo e di gustarcelo anche in questa maniera. E io lascerei immediatamente la parola a Paolo Losio, il presidente del Circolo del Cinema Il Ciro Capriccioso, così da poter avere le motivazioni ufficiali dell'assegnazione del premio. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto, saluto Daniele, saluto Emanuela e Denise. Allora, per cominciare possiamo dire che noi abbiamo istituito, il nostro circolo ha istituito questo riconoscimento una decina d'anni fa, con una motivazione abbastanza particolare, che rispecchia poi anche un po' il nostro modo di intendere la navigazione nel mondo del cinema. Questo riconoscimento noi lo vogliamo assegnare a personalità del mondo del cinema, del spettacolo in genere, che abbiano costruito percorsi artistici e comunicativi assolutamente personali e significativi, un po', diciamo, fuori dagli schemi, fuori dalle mode, di raccontare se stessi e l'arte in maniera del tutto personale. Va da sé che chi ha visto il palmarès di questo premio avrà immaginato che nelle prime edizioni il premio è stato in qualche modo, ha voluto essere un riconoscimento a un lungo percorso, diciamo pure un riconoscimento a una carriera. Però questa volta ci è sembrato opportuno, sulla base di quello che abbiamo visto, cioè del film Buio e anche dell'incontro, di presentazione a cui abbiamo partecipato questa settimana, ci è sembrato opportuno di individuare in questo film, in questa esperienza, una occasione più che speciale per attribuire il premio di quest'anno. Perché, abbiamo detto per tante ragioni, Buio è un'opera assolutamente innovativa, sia come percorso di diffusione, no? Il primo direct film diffuso in direct to video della storia e anche perché è stato costruito in modo del tutto diverso rispetto a tanta parte del cinema contemporaneo. Quindi innanzitutto un riconoscimento e un plauso alla produzione del film nel suo complesso, l'aver creduto in quest'opera. E poi decisamente la motivazione artistica del premio, del riconoscimento che abbiamo deciso per la prima volta di assegnare in duplice copia, se così possiamo dire. Abbiamo deciso di assegnare il premio sia a Emanuela per la regia e la sceneggiatura, sia a Denise per l'interpretazione. Allora, Emanuela per la regia e la sceneggiatura del film che, pur essendo un'opera prima, si rivela stratificato e multiforme, ricco di citazioni colte ed eleganti e, dietro l'appartenenza di genere, si rivela in realtà una forte presa di posizione contro la segregazione della donna nel contesto sociale contemporaneo. Ci è piaciuto tanto il film, ci è piaciuta tanto la scrittura, la presenza di livelli di interpretazione molteplici che dialogano l'uno con l'altro, ci è piaciuta questa opera che cambia forma e cambia abito almeno un paio di volte della narrazione. Ci è piaciuto tanto il finale, di cui non diremo nulla, però è un finale che è sicuramente sorprendente. E ci sono piaciute le citazioni, l'altra volta parlavate di Hitchcock, di Kubrick, ma io potrei anche buttarvi lì senza cercare di rivelare troppo, so, von Trier e Coen, per dire, per alcune scene. E insomma, ci è piaciuto molto questo percorso di scrittura e di regia così diverso da tanto cinema italiano, soprattutto mainstream, che oggi cerca più che altro una comfort zone, che va bene in periodo di quarantena, ma ormai al cinema italiano ci abituiamo un po' troppo spesso a opere un po' preconfezionate di
di genere senza ulteriore, senza scuotere un po' il pubblico, senza andare a in qualche modo cogliere qualche ulteriore aspetto, indurre il pubblico a una riflessione maggiore. Per quanto riguarda Denise, invece, abbiamo apprezzato, come abbiamo già in qualche modo avuto modo di anticipare nell'incontro precedente, un'interpretazione decisamente personale, originale, lontana appunto dai cliché del cinema, senza poter attingere ad esperienze consolidate. Ci è piaciuto il fatto che Denise abbia preso su di sé con viso e corpo il film e lo abbia guidato 90 passa minuti di narrazione, e ci è piaciuto il fatto che abbia costruito veramente qualcosa di personale, perché è un'esperienza attoriale decisamente diversa da tante altre interpretazioni attuali, e quindi una costruzione, direi, decisamente personale, sicuramente costruita sulla sua sensibilità e anche su quella che era la sceneggiatura del film. Chiudo questa introduzione, questa motivazione, dicendo che ci piace molto il fatto di poter assegnare questo riconoscimento a due donne, perché non sfugge il fatto che alla settima edizione del premio, per la prima volta, siamo felici di dare il premio a due donne. Questo anche risponde in fondo alla tesi di fondo del film Buio, perché purtroppo la segregazione della donna non è solo nel contesto familiare, nel contesto delle mura di casa, ma purtroppo anche in tanta parte della cultura e dell'arte italiana. Ci piacerebbe davvero che le donne non fossero solo presenti a livello di testimonianza, ma che la creatività e la capacità di rappresentare il mondo, di disegnare il mondo, fosse delle donne, fosse davvero un fattore decisivo nel prossimo futuro, non tanto del cinema, ma anche dell'arte italiana in genere. Ecco, questa è la nostra motivazione. Mi piacerebbe sapere se in qualche modo vi riconoscete in queste definizioni. Beh, diciamo, innanzitutto sono abbastanza così emozionata, perché sono parole bellissime. Davvero grazie. Ringrazio tutti per queste parole, perché davvero sì, un po' mi sento di sposarle, non so come dire, perché davvero sì, io forse sono un po' uno spirito libero e non guardo, diciamo, tanto a cosa si fa, ma a quello che io volevo fare, e perché appunto conosco il cinema che si fa italiano, così, però non era esattamente, insomma, volevo tentare una strada un po' diversa, e sono contenta di averlo fatto. Poi sì, quello che dici mi piace molto, questo discorso di andare oltre la testimonianza, cioè basta con queste storie della testimonianza, non mi appartengono, cioè io diciamo voglio giocare nel campionato altro, cioè quello di chi dice le cose, non solo fa delle testimonianze, no. E quindi, insomma, assolutamente il percorso forse che ho fatto in questi anni è anche questo, cioè io, vabbè, prima mi ricordo che raccoglievo molto le testimonianze delle donne come giornalista, però adesso mi sento di dover dire delle cose, e spero di averlo fatto in qualche modo, quindi grazie mille, grazie. Sì, grazie. Sì, ti ringrazio anch'io, e come ha detto Emanuela, sono bellissime parole e ci fanno davvero bene in un momento del genere, perché insomma è difficile, ma aver avuto la possibilità di far vedere comunque il film e avere persone che l'hanno apprezzato, e insomma è davvero qualcosa di molto bello. Condivido quello che hai detto, ovviamente mi fa molto piacere, ma soprattutto è molto importante che il fatto di essere un'interpretazione personale deriva dal fatto che è stato un grande percorso personale, sia mio, individuale, come persona, con me stessa, che con Emanuela, con la quale appunto abbiamo
preparato e costruito il personaggio che con gli altri attori, quindi le mie sorelline e Valerio che interpreta mio padre, perché questo lavoro è un lavoro di squadra, quindi ad una crescita personale c'è sempre un movimento e una crescita collettiva, perciò queste belle parole che ci hai regalato di sicuro valgono per tutta la squadra, perché il lavoro è stato fatto insieme. Sì. Ottimo, direi che sono contento che insomma, ci si ritrovi. Insomma, anche noi abbiamo colto insomma, il lavoro che è stato fatto e dal nostro punto di vista anche la qualità insomma, del film. E Grazie. per essere appunto un'opera prima, per essere tutto quello che abbiamo detto, ha raggiunto già un risultato notevole da un punto di vista di contenuto. Grazie mille, davvero. Allora, molto bene. Io intanto ringrazio le nostre ospiti e ricordo che il film prolunga la sua permanenza sino al 31 di maggio. Si troverà ovviamente anche sulle piattaforme dei Circoli Guicce, lo troverete sul sito del Ciro Capriccioso sino al 31, quindi avete ancora molte opportunità per vedere questo splendido film su cui la Guicce sta sinceramente scommettendo. Grazie ancora al Ciro Capriccioso, grazie alle nostre ospiti e quindi ci vediamo per ora in virtuale e poi spero al più presto dal vivo per vedere, per assegnare il premio e goderci insieme il film Buio. Vi Grazie aspettiamo mille. con grande piacere. Assolutamente vogliamo essere nelle vostre sale, nella tua Sì. sala, assolutamente, appena possibile. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie, a presto. A presto, ciao.